Good morning, Genova. Buongiorno. Quelle navi, vedete, c'è una nave da crociera dell'MSC L'Opera e laggiù in fondo c'è un traghetto della GNV. Beh, mi hanno voluto dire che stanno per essere trasformate in possibili ospedali galleggianti, o meglio, potrebbero essere dei luoghi dove le persone che sono già uscite dalla malattia, dal coronavirus, però devono trascorrere ancora un periodo di quarantena. Ecco, è triste pensare che le navi da crociera, i traghetti che ci servono, che tutti utilizziamo per andare in vacanza in posti che amiamo, prima di tutto la Sardegna, visto che sono i collegamenti diretti, debbano diventare qualcosa del genere, però stiamo vivendo un momento talmente particolare che allora sì, va bene anche questo, purché ci sia l'assistenza per tutti, perché guardate che non è così scontato, state leggendo, state vedendo in televisione delle cose in cui l'assistenza non è più scontata. Beh, questo ci permetterà dopo, quando le cose andranno meglio, di ragionare davvero su quelle che sono le necessità della sanità pubblica e di quanto, come dire, bisogna ragionare anche in termini di investimenti su questo settore. Ma vorrei anche dirvi un'altra cosa riguardo alle cose che accadono e mi hanno voluto dire un'altra storia, che a 180 km da qui, sul confine, beh, adesso le cose si sono fatte difficili a Ventimiglia, Ponte San Luigi, Ponte San Ludovico, i frontalieri non sanno bene a loro volta che cosa fare perché anche dall'altra parte hanno deciso di cambiare e di mettere delle regole, di mettere dei divieti. Ecco, non è questa l'Europa che volevamo, non è questa l'Europa che va ognuno per conto proprio. E allora anche questo, teniamocelo come appunto per dopo, cambiamo un po' le cose in meglio. E come vedete, abbiamo bisogno di un'Europa che la pensi tutta alla stessa maniera e non vada ognuno per conto suo. E quindi, good morning e speriamo in bene nei prossimi giorni di sole.